Cominciamo adesso una nuova partita. Benvenuti in questo nuovo Battle Report. Oggi si provano due nuove bande diverse. Per Luca, con i suoi orchi già dipinti, mentre i miei, da poco usciti dalla scatola, Quasi, ancora quasi dimentico. quasi dipinti, solamente preimerati. È un mazzo sperimentale, già testato in altre partite, sembra girare abbastanza bene. Per me è la prima volta appunto che lo provo, l'ho sempre subito da sfidante. Vedremo un attimino appunto come andrà. Quindi adesso cominciamo e buona visione a tutti. Prima cosa andremo con il lancio dei dadi per scegliere slance e tutto quanto. Quattro dadi, si comincia. Io in questo caso non faccio nulla. Faccio solo un triplo piccolo supporto e tu fai un qualcosa. Due grande e uno piccolo. Ok, allora per me va bene questa plancia e la lascio così. L'unica cosa che faccio è girare quella di Luca, almeno lo rendiamo leggermente meno aggressivo. Perfetto, le plance nel frattempo le abbiamo già scelte per velocizzare le cose. Obiettivi, cominciamo con il posizionamento. Io in questo caso appunto ne ho uno in più. Luca non conosce affatto il mio mazzo, quindi è la prima volta che lo gioco, mentre il mazzo orchi di Luca, diciamo, sicuramente sarà abbastanza collaudato. Quella va messa lì. Io il mio secondo obiettivo, per non saperne leggere e scrivere, me lo vado a mettere qui. Quello lì. E questo infine lo andiamo a mettere qui. Perfetto. Quindi, giriamo. Abbiamo l'1, abbiamo il 4, abbiamo il 3. Dicevo, sono nuovi guerrieri, sono piuttosto forti. Al momento devo dire la verità che sembrano girare anche abbastanza bene. Vengono giocati un pochino come gli Stormcast per quanto mi riguarda. Allora, peschiamo i nostri primi tre obiettivi. Abbiamo questa, ok. In questo caso è una buona carta. E infine abbiamo questo. Perfetto. Poi, mentre carte potere, cominciamo con ok. Bene. Ok, e infine mancano le ultime due che sono queste. Perfetto. Ok, io direi che ci siamo. Non ci resta che tirare il dado per vedere appunto in questo caso chi comincia. Allora, tu ci sei, Luca? Perfetto, andiamo a vedere un po'. Allora, Ma che e la miseria, cazzo! signori! Bam Adesso bam vado a bam bam! zero! Porca Si miseria! scoppietta! Porca Scegli tu, questo stava qui, credo. Boh, mi si è spostato, tanto non lo so. Vai! va bene per te, non lo so. Sì, stava lì. Sì, non mi frega niente degli Tanto anche a obiettivi. me, credo, non c'ho grosse velleità degli obiettivi. Allora, Luca comincia con il primo che va lì. E io in questo caso gioco con il mio primo personaggio tosto e lo vado a mettere appunto, anzi andiamo a mettere l'arciere e lo mettiamo qui. Arciere in questo caso, come vedete, profili molto molto tosti, diciamo, detto perché effettivamente fanno molto bene il loro lavoro. Allora, Galagan lo vado a mettere lì. Galagan. Sì, Galagan. Dov'era Galagan? Era su Galagan. qualche Non telefilm. è uno dei... Cioè no, l'ispettore, chi c'era Gallaghan? Ispettore Galagan, Gallaghan, c'era. vero? Ok, lui lo vado a mettere qui, appunto, in questo caso Shachtel. E ok, l'ultimo, in questo caso il nostro boss, che lo andiamo a posizionare qui dietro rispetto a tutti. Dadi, Dadi. alla mano, si tira per cominciare, hai finito prima di schierare tu. Quindi in questo caso io faccio un critico, tu ne Anch'io. fai uno, quindi vinci tu, perché ne fai doppio. Ok, allora. Vediamo un po' che cosa si può fare. Allora, comincio io. Comincio io la mia prima. Movimento. Per quanto riguarda noi, la prima cosa che facciamo è andare a mettere in guardia il nostro arciere. In questo caso, a Luca, sta a te. Non c'è da niente. Sì, mi pare sì. Allora, io Tua seconda azione. facciamo uno, due e tre. Movimento. Bene. Allora, in questo caso, di certo una pescata veramente terrificante. Ok, poi.
Tocca a noi, in questo caso andiamo a puntare a questo. Lui compie questa carica facendo 1, 2, 3 e 4 e va a caricare su di lui, colpendo da lontano. Prendo un danno, ovviamente lui è l'arciere, quindi va a prendere appunto il suo danno e conseguo, cambio di tattiche e rischio calcolato. Quindi vado a fare le due glorie. Che stava in... Sì, l'unica cosa che cambio di tattiche se non sbaglio, rischio calcolato si fa subito, cambio di tattiche lo consegui solamente dopo che hai attaccato. Comunque entra, però si consegue dopo che hai attaccato. Cambio di tattiche? Sì, esatto. Ah, okay. È un dettaglio, insomma, però detto serve ai fini della pescata e tutto. Guarda, lancio due, in questo caso faccio due martelli e entrano tutte e due. Due martelli, infliggi un danno se entra. È su di lui? Sì. Il povero H. Esatto. Critico, critico, H, critico. Porca miseria, H si salva, lo chiama e entra. Ok, conseguo cambio di tattiche e faccio il secondo obiettivo. In questo caso, appunto, pesco. Caricato. Sì, lui l'ha caricato, perfetto. Terza, metto in guardia anch'io. Forse non abbiamo fatto una cosa molto intelligente. Terza. Io vado a giocare la mia terza e... muovo la maga, gli faccio lanciare l'attacco su di lui, con agitata 1, 2 e 3. Lancio con due dadi. Perché lei è di secondo livello, quindi tiriamo cerchio vortice e ovviamente faccio due fulmini, esattamente. Quindi niente. Giochi carte. Non gioco carte. E in questo caso sta a te. E lei ha caricato. Carico. Ok, ecco allora, ora tutto si spiega. Non mi... Ok, prendi un danno. Prendo un danno e mi esarto. Esatto. Esarto. Ti esarti. Faccio il rischio. Ok, calcolato. Rischio calcolato, ok. Tiriamo, sì, sì, ok, perfetto. Allora, tiro due dadi con bonne cutta. Ok. E cerco martelli. Perfetto. Un critico e un martello. L'hai trovati. E su quale sei andato? Su di lui, vero? C'ero. Su lui, lui dirà un critico. Niente, entra, per forza. Quanti danni fai? Tre danni. E muore. Lui muore. Allora, fai tre glorie perché sono i due obiettivi più l'altro. Ripesco. E ci abbiamo. Ok, sta a me. Allora. Qua vediamo di... Sì, era la mia ultima. Sì. In questo caso noi andiamo a... ad attaccare. Allora, lui a questo punto esegue un'azione di carica, quindi 1, 2 e 3. Va qui e carica. Caricando, caricano lui meno 2, cerca due martelli e non trova nulla anche questa volta. Non è una grossa giornata per il tiro dei dadi. Ok, fase di passo potere, giochi qualcosa, anzi io gioco crescita più 1 ferita a lui, quindi lui va a 5 ferite. E al momento non gioco altre carte. Tu giochi qualcosa? No. Io gioco anche Pozzo del Potere. Al momento non serve a nulla, ma lo faccio lo stesso. Perché così... Prendete, quando questo guerriero è saltato posso tirare un'ondata addizionale quando lancia un incantesimo. Utili sussurri. Ok, che fa, scusa? Considero buoni in attacco anche i supporti piccoli. Abbiamo finito. Abbiamo finito, quindi carte. Sì, le ho fatte tutte. Carte. Ok, obiettivi prima di tutto. Sì, obiettivi, giustamente. Allora io faccio. Sì. Allora solo miglioramento. Io faccio attacco combinato. Quindi in questo caso attacco combinato, ho conseguito due o più obiettivi nella fase, durante la fase. Quindi in questo caso, avendoli conseguiti, faccio due glorie. Prima di tutto, allora, prima devi assegnare migliorie o altro, e poi se vuoi... Allora, io do in questo caso pozione della rabbia su Shakatal, questo qui. E a questo punto basta, nel senso ripesco un obiettivo, andiamo a pescare in questo caso tre carte. Comincia con il nostro secondo
round. Quindi in questo caso, dadi, 4 a testa. In questo caso, io faccio un Uno. critico. Anche lui fa un critico, ma io faccio un supporto grande. Lui non fa nulla. Quindi il primo turno, appunto, sta a noi. O meglio, sta a decidere noi. Noi dobbiamo decidere a chi sta. La prima cosa che andremo a fare sarà una carica di 1 e 2 esagoni su di lui. Andiamo a tirare 4 dadi. Sì, Oh. perché c'è la pozione della rabbia che la spendiamo Mannaggia, subito. già 4 dentro. dadi, cerchiamo martelli. Martelli ne facciamo 3. E facciamo anche un critico. Quindi vai, entra automatico. Ok, dopo un'azione attacco con gittata 1 o 2 di questo guerriero in cui c'era almeno un critico nell'attacco, il bersaglio è sopravvissuto, quest'ultimo subisce un danno. Quindi in questo caso io ti spingo Quanti danni mi intanto facevi? 1, 2 più 1, 3. Morto. C'hai una E ferita. ok, sì, Mi fai tre danni no, 2 te totali. ne faccio, sopravvivi più il terzo, te lo faccio con la sua abilità e quindi muore. Ok, questo è un ottimo risultato. Questo è veramente un ottimo risultato. E quindi andiamo a fare la nostra gloria. Controlliamo se eventualmente ci sono obiettivi che dobbiamo andare a conseguire. Posa difensiva su Galagan. Lui praticamente ad avere più uno difesa. Quindi in questo caso diventa un bel tank. C'ha 5 ferite, tira 3 dadi in difesa con scudi. È La Madonna. tipo immortale. Qua, speriamo di. Gioco. Arma risvegliata Ok. su Basha. Gioco Perfetto. vanto di Skechi. Oh, e tutti prendono un loro danno. E mentre noi invece ci limitiamo a prendere un danno. In questo caso 1, 2 e 3. Ok. Carica. Sì. Se dare cerco martelli. Trovi Ma critici. E adesso è un critico, c'è pure sparato salva questa volta con un critico, però puoi spingere. in terra. Diverti solo. Quasi. Ok. Sta a me. Giochi carte. Ok, nemmeno io. E quindi si procede alla mia seconda attivazione. Seconda attivazione. Lei prova ad attaccare. In questo caso il nostro amico ha con l'attacco agitata 3. Due dadi, cerchiamo i vortici. E porca miseria, però. Molto bene, molto bene. Non troviamo vortici. Niente, non gioco carte Alla a mia te. seconda Sì. carico. Lui c'ha un'ultima ferita, giusto? Sì. Ok. Due e tre. Carichi su di me. Qui la vedo bruttissima. Vai. Allora. Allora, È H che fa la cacca. Tre tre spadini. spadini. Tiro a basse percentuali e uno entra, Uno però noi spadino. abbiamo una possibilità e schiviamo. Schiviamo, però puoi spingere. Ah, lui è Shaktel. No, cacchio, lui è quello che schiva con la difesa con lo scudo. Niente, prende danni. Quanti ne fai? Quindi Due. muore. Danni. Aspetta, ultima possibilità. Ci proviamo. Tanto questa la salvo sicuro. Guarda, però la salvo in senso sbagliato. E anche lui ci saluta. La partita sta avvolgendo veramente una bruttissima situazione. Non va per niente bene. Tocca a noi. Giochi carte. Ok. Noi, niente, riproviamo a fare la magia. Nel senso, questa basta che entra una cavolo di magia. O entra. Oh, e niente, uno entra. Devi provare a difendere. Difesa. Di Niente. E spingiamo qui. nuovo, quanto? 1, 2, 3. Allora, noi tentiamo di riattaccare un'altra volta lui. Oh, un Uno. critico, maledizione, entra finalmente, vai, un tiro in difesa. Ok, in questo caso 1, 2, 3, gli infliggiamo danno, gliene Quanto? infliggiamo 1. Lei, quando lancia un critico, rimuove un segnalino da essa. Quando rimuove segnalini da essa, si esalta. Quindi in questo caso 1, 2, 3 e spingiamo lui qui dietro. Così. E quindi questa era la mia ultima azione. In questo caso sta a te. Bene, allora togliamo i segnalini. 1. Adesso via.
3. Allora, io le carte queste le tengo in mano tutte, mentre queste invece le scarto tutte. Quindi vado a pescare 1, 2, 3. Ok, perfetto. Questa tre Ok, penso che adesso si lancia per vedere chi comincia. Vai. Gli faccio un critico. io zero. Ok, quindi ovviamente comincio io. Cominciamo subito con la nostra maga che carica 1, 2 e 3. Va a caricare il nostro caro amico qui presente. Andiamo a tirare 3 dadi magia questa volta, perché ha un dado addizionale. Allora, con la sua abilità. Vado. Cerco in questo caso sempre vortici o critici. Oh, tre vortici. Vai, puoi difendere. Esatto. Ok, in questo caso prendi il danno e ti Quanti? uccido. Fanno 2 Su lui? danni. Sì. Allora, avendo ucciso lui, conseguo morte da lontano, che faccio un obiettivo, una gloria. Una gloria per averlo ucciso. E conseguo anche evocazione stregata, uccidere un guerriero con un incantesimo. Quindi faccio un altro, con successo. 1 e 2. Non gioco carte. Io gioco questo, schiaccio la fetta, praticamente Ok. l'azione di attacco guadagna Ok. un pendente. Su Gurzag. Ok, il tuo boss diventa grosso. Frenesia brutale, Ok. quando carica c'è una Ok, perfetto. in più. E questa era la tua prima, La mia quindi... prima. In questo caso il conteggio delle glorie è di 8 a 6. Io pesco una carta. Ok. Nella nostra seconda azione peschiamo una carta anche noi. Allora, fase di passo potere. Allora, niente, pesco, spendo la mia terza e pesco una carta. Ok. Bene. Gioco nella fase di passo potere. Sfera di Hashki, dell'Hashki. Sarebbe Praticamente è un azzardo incantesimo che entra con una, se faccio un vort, una, un fulmine, diciamo, una tempesta. E praticamente un guerriero entro 4 pollici subisce un danno se o lo ottengo. In questo caso io la lancio con la maga. La maga lancia con 3 dadi e quindi devo fare almeno un fulmine. Ne vedo uno. Ok, comunque è entrato. Ok, perfetto. Ok, e conseguo immediatamente questo, il canto dell'odio, per aver lanciato un secondo incantesimo all'interno di una fase, in questa fase. Un obiettivo. E andiamo anche a pescare un altro. Ok. Quindi, passo potere, tu giochi altre carte. Allora, io invece gioco rovina di Abbasot. Se questo incantesimo viene lanciato, scegli un segnalino obiettivo entro 4 esagoni dal lanciatore e rimuovilo dal campo di battaglia. Quindi Va io bene. scelgo questo obiettivo, lancio i miei soliti 3 dadi, uno entra, lo rimuovo e vado a rimuovere a questo punto questo qui. Che Che peccato. peccato. Però la cosa positiva è che mi fa fare terra rialza. Consegui questo obiettivo, se la tua banda da guerra rimuove un obiettivo dal campo di battaglia e vado a pescare un'altra carta. Ok, quindi in questo caso tu giochi carte, io vado a giocare questa appunto miglioria acrobatico sul nostro mago. Che dio. E praticamente conta, c'è un dado in più nella difesa, tira con 3 schivate. Carico. Lo metto qui. Ok. C'ho due dadi. Cerco martelli. Perfetto. Martello, E io in questo caso tiro 3 dadi in difesa e cerco schivate o critici.
Faccio un critico e quindi salvo. Tutte e due. Il critico supera i martelli. Allora, io gioco. Poi gioco questa. Ok, perfetto la reazione. De massimo 3 esagoni. Ok. In qualsiasi direzione? Sì. Ok. Gioco questa carta. Sì, sì, perfetto. Se attacco un guerriero amico, puoi spingere quel guerriero di massimo 3 esagoni. Ok. Quindi immagino che ti allontani in questo caso. E vado qua. Ah, ok. Qua. Ok. E poi gioco. Sì. Scegli un guerriero che ha effettuato una carica. Sì. Nella prossima azione è considerato come se avesse fatto un movimento anziché una carica. Ah, ok, quindi è come se gli giriamo il... Anzi, non lo lasciamo perché rimane, però è considerato un movimento. Considerato un movimento. Perfetto. Allora, quindi in questo caso la nostra fase di attivazione, giusto? Sì. Allora, io vado a spendere una gloria. Vado a dare, nella fase sempre di passo potere, a lei meno 2 al movimento e più 2 ferite. Quindi lei va a 5 ferite. Cazzo. E in questo caso non faccio altro. L'unica cosa che vado a fare è... Niente, tocca a noi, è l'ultima mia, vero? Mm-hmm. Giro e con lui attacco su di lui. Lui attacca a range 2. E niente, c'ho praticamente più uno ferito, più uno difesa, tiro 2 dadi e cerco martelli. Cerco martelli, in questo caso però c'ho il supporto piccolo. Prima aspetta, prima devi difendere per vedere se difendi. Ah sì? Ah no, in realtà no, no, lo fai subito, ok. Niente. Vabbè, prendi 2 danni. Nella fase di passo potere, gioco. A lui, cerca sfide. Gurzag c'ha 5 ferite, vero? Quindi li tira con un dado di più. Prende, quando questo guerriero effettua un'azione attacco che prende di mira un guerriero con caratteristica ferite più alta la sua, tira un dado in più. Prende, cerca sfide. Quindi in questo caso... Ah, ok, lui metto questa e gioco pronto all'azione. Pronto all'azione e riattacco un'altra volta. In questo caso 2. Sono 3 dadi invece che 2 e cerco sempre però i soliti martelli. E ne trovo 2, praticamente. Ok, in questo caso infliggo altri 2 danni. È morto. Ok, l'unica cosa che faccio però, prima, conseguo questo obiettivo con il pronto all'azione. Praticamente il pronto all'azione è una reazione. Se la tua banda guerra effettua la seconda reazione in questa fase, faccio un punto gloria. Quindi ebbene, faccio uno per aver ucciso il boss e un altro per aver fatto la reazione. E pesco una carta. Ok, poi, ok, basta. Okay. Abbiamo finito. Ok, quindi in questo caso obiettivi, io faccio miglioramento. Io faccio blocco, se... Questa aspetta però. Se non ci sono sì, okay. Nemici nel mio territorio, intrappolati... se nella terza fase, se tutti i guerrieri nemici sopravvissuti sono nel loro territorio, okay. Conquista se i guerrieri sopravvissuti miei sono nel territorio dei nemici. Ok, perfetto. 6-8. Quindi fai 8 punti. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 punti. Tu ne fai 8 e 6 14. 14. In questo caso obiettivi alla pari, si va a contare chi controlla in questo caso, scusa, sì, punti gloria alla pari. Si controlla chi ha più obiettivi controllati, quindi nessuno. E quindi in questo caso la partita finisce in pareggio. Carissimo Luca. Allora, primo test, in questo caso, con i nostri amici Silvanent, i guardiani di Yltari. Funzionano abbastanza bene, devo dire la verità, non sono male. E Luca ha appena scoperto che ovviamente l'ultima sua carta era Stratega Supremo, che erano 3 punti precisi, ma anche questo è il gioco. E niente, la partita appunto è andata molto bene, devo dire la verità, insomma, è stata molto divertente. All'inizio ancora bisogna prenderci un pochettino la mano su alcune dinamiche, però niente, le bande funzionano, immaginano belle glorie, sia la mia che la sua, insomma, 2 partite bellissime, soprattutto per chi ha guardato anche l'altro Battle Report. Nel frattempo il Napoli dovrebbe aver vinto con rigore alla fine.
Allora, grazie a tutti e nulla, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!